Siamo con Paola Mitrache in arte ai Duci, una professionista, una icona della musica dance pop, presente per mesi, per anni nelle classifiche internazionali. Ci troviamo qui a Giovinazzo, in questa meravigliosa cittadina. Oggi è un giorno speciale perché si festeggia la patrona di questo paese, si festeggia la Madonna di Corsignano. Oggi è 19 agosto e come ogni anno in questo periodo appunto questo giorno è dedicato meravigliosamente alla Madonna. Paola Mitrache oggi è qui con noi e ha reso speciale questo giorno. Spiegaci perché, spiegaci le emozioni di quest'oggi. Sì, la mia voce è ancora vibra ancora, ma vibra sia per l'emozione vissuta questo giorno magico per me, ma anche perché da lassù c'è un'altra, più sali più l'aria cambia. Io ero infatti molto in alto quando ho cantato. Mi dici di questo giorno speciale? Io spero che sia stato speciale anche per le persone che hanno sentito. Io ci tenevo appositamente a cantare senza microfono, senza nessun tipo di amplificazione, perché per me in questo momento e in generale nelle chiese io sento il bisogno di entrare in contatto puro, senza nessun mezzo di nessun tipo tecnologico, e quindi quello che si sente vuol dire che si sente dove va arrivare all'anima delle altre persone che hanno ascoltato. Chiaramente l'emozione era infinita, è stato molto bello, però Santa Maria di Corsignano mi ha voluto anche lei oggi e io gli rimarrò infinitamente grata. Non abbiamo ancora detto, abbiamo fatto questo preambolo, abbiamo parlato di emozioni, non abbiamo ancora detto che cosa hai fatto in cattedrale stamattina. Ok, io davo per scontato che invece si sapeva, ma chissà perché, forse perché sono troppo piena d'amore da lassù, da dove sono appena scesa. E questa mattina ho cantato alla fine della processione, nel momento in quale la Madonna di Corsignano viene estratta dal suo posto, che rimane per un anno intero, e quindi è il momento estremamente importante per tutta la gente. Questa volta io ho fredonato alcuni pochissimi brani, li ho ripetuti, brani che io scrivo di solito nelle chiese rupestre in Sardegna oppure in altri posti dove mi trovo e dove mi ispirano a scrivere, appunto. Ma erano due brani dedicati appunto a Cristo e uno alla Madonna. Quindi c'era tanta gente che sussultava di gioia, che ti applaudiva e che sorrideva davvero con amore. Ma quando, ecco, hai ricevuto questa proposta, la proposta di cantare in chiesa il giorno appunto in cui si festeggia la Madonna di Corsignano, come ti sei sentita? Come hai preso questa proposta? L'ho preso come una benedizione. Certamente. Per primo è stato il presidente Gaetano D'Agostino. Lui mi ha proposto perché lui sapeva, mi conosceva da anni, però ha scoperto da poco questo lato mio profondo religioso. E allora lui è stato il primo. Un'altra persona che mi ha accolto con le braccia veramente aperte è stato Don Andrea, è stato il parroco, a quale io veramente ringrazio tanto. E per ringraziare sia lui che alla Madonna, oggi sono vestita uguale come il giorno in quale li ho conosciuti, quando sono entrata per la prima volta in chiesa e ho fredonato i miei canti, e c'era il padre Andrea e lui in quel giorno ha detto di sì. E come si dice, nulla è a caso, quindi l'abito di quest'oggi non è a caso. E così abbiamo dato modo anche al nostro vescovo di ascoltare la tua meravigliosa voce, che come dico sempre è melodia per le nostre orecchie. Paola Mitrache, ai Duci in arte, il momento
clou, secondo te, di questa messa, di questa mattinata? Sai, credo che ognuno ha sentito un momento clou e forse la maggior parte hanno sentito il momento in quale scendeva la Madonna. Io credo la stessa cosa, sì, è stato lì e lì mi sono sentita, avrei voluto dare di più per poter ringraziarli. E naturalmente io ho voluto essere me stessa, appunto, non utilizzando nulla, proprio per farmi conoscere così come sono davvero. La festa della Madonna di Corsignano come continua per te? Come prosegue? Infatti non è finita, perché stasera in piazza ci sarò anch'io e alla fine della processione ci sarà un quartetto di violini che suonerà insieme a me Ave Maria di Bach. Ricordiamo per chi volesse seguire questo momento magico con Paola Mitrache questa sera a Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele. Ripetiamo, qui a Giovinazzo è grande festa, si festeggia la patrona, la Madonna di Corsignano, come ogni anno ad agosto. Io ringrazio la grandissima, prima grande amica e poi la grande artista Paola Mitrache in arte ai Duci. Per Radio Mia TV questo è quanto, un saluto da Paola e alla prossima, ciao! Grazie, grazie a tutti, ma prima di tutto grazie Madonna di Corsignano. Bye.